pomeriggio che iniziamo subito con salutare con molto piacere il poeta Umberto Pierzanti, che è presidente anche da poco meno di un anno, mi sembra, del Centro Mondiale della Poesia qui a Recanati. Buonasera Pierzanti. Buonasera a te, ciao a te e buonasera a tutti gli spettatori e gli ascoltatori. Allora, intanto dobbiamo ricordare che è un poeta conosciutissimo, Pierzanti, ha ottenuto moltissimi premi. Questa sera ne parleremo di uno più recente, di premio che ha ritirato appunto qualche giorno fa, e nel 2005 è stato anche candidato al premio Nobel per la letteratura. Quindi parliamo di una persona a cui naturalmente facciamo tutti nostre congratulazioni, non peraltro perché ha portato una ventata di novità anche qui a Recanati con l'accettazione della carica di presidente del Centro Mondiale della Poesia. Poi parleremo anche delle iniziative che intende portare avanti. Ma vogliamo parlare di questo premio che il 28 ottobre, appunto, ritirato al convento di San Francesco a Pordenone, il premio Cavallini, che è stato istituito da Vittorio Sgarbi nel 1996, in ricordo di suo zio, appunto, Bruno Cavallini. Bene, è un premio naturalmente importante, perché il premio della poesia è andato a Umberto Pierzanti, poi il premio del sapere storico a Luciano Canfora e a Gilles Pecoux, poi alla fotografia a Italo Zanier e così via. Ecco, poi anche Furio Colombo è stato premiato alla carriera. Pierzanti, soddisfatto naturalmente anche di questo ulteriore riconoscimento. Sono molto soddisfatto perché qui si premia il personaggio, l'intellettuale, ognuno nei rispettivi campi, però non è un premio specifico per la poesia, è un premio che viene dato alle persone più diverse, l'hanno dato anche a Farinetti, per esempio, a Claudio Magris. Nello stesso tempo mantiene un'atmosfera molto familiare, c'è uno sgarbi inedito rispetto alle sue presenze televisive, molto diretto, molto anche pieno di verve. C'era poi anche sua sorella, che è importantissima in questo premio, Elisabetta Sgarbi, la Sì. quale dirige la nave di Teseo, questa nuova casa editrice che lei ha inventato staccandosi dalla Bompiani, cioè lei dirigeva la Bompiani, per cui è un premio diverso, poi è stato molto conviviale, divertito. Poi ti faccio notare che Gabri è un personaggio veramente particolare, no? Come no? Lo Adesso conosciamo tutti. è candidato con centrodestra Sicilia, e se vincerà Musumeci sarà assessore alla cultura della regione, ma ha invitato un marxista, ultramarxista come Canfora, È vero, è vero. mezzo stalinista, con cui io gli ho detto infatti ci unisce l'amore per Carducci, ma sulle Fosse di Cati abbiamo visioni molto differenti, lui era arrivato a giustificarsi. Beh, questo è L'attacco è grave. fatto, questo è gravissimo, però per dirti, Furio Colombo, che ha una tradizione sempre a sinistra del partito in cui era, cioè dimostra questo premio una libertà mentale che a certi livelli non provinciali c'è questa libertà mentale, nessuno fa vedere la tessera o la non tessera. Ma in questi casi si guarda il valore culturale, l'importanza che viene, che deriva dall'opera, il peso che ha avuto nel costume italiano, tutte queste cose qua. Per cui ne sono molto, ma molto contento. Ecco, lei dice che è un premio che giunge da una persona che non si fa influenzare dalle sue idee politiche, ma una persona
per questo si dimostra libera da questo punto di vista. Cosa rara, diciamo, in Italia, perché generalmente i premi, anche a cominciare da quelli Nobel che sono stati assegnati anche negli anni passati, no, avevano più un sapore, un carattere politico legato alla contingenza storica, no, che vivevamo. Sì, sì. Nobel in particolare, sì, anche se non va dimenticato che ha premiato alcuni, la maggioranza sono grandissimi scrittori. Ah, certo, certo. Poi magari ha fatto uso del politicamente corretto, ha guardato in un modo molto attento che suo verso il terzo mondo, tutte queste cose qui, però se facciamo l'elenco degli scrittori, sono scrittori che al 99% rimangono nella storia della letteratura. Ce n'è stati qua il mondiale, ce n'è stati qualcuno più bravo di loro che non ha avuto il Nobel, come sempre succede. No, in Italia sì, c'è questa dimensione, Guelfi di Bellini. Devo dire, nei premi letterari un po' meno, nei premi letterari ci sono magari più cordate, se tu appartieni all'Inaudi, alla Mondadori, a un'altra casa editrice, ma la dimensione politica diretta nei premi letterari e nel lavoro intellettuale è di gran lunga minore, parlo della poesia, della narrativa. Già sarebbe un discorso diverso se parlassimo di sociologia, di storia, di filosofia, dove lì il peso ideologico è molto più forte. Da quanto tempo che conosce e che quindi lo lega a Sgarbi, diciamo così, anzi da quanto tempo che Sgarbi conosce il poeta Pierzanti, e come siete legati, da quale tipo di amicizia o di semplice conoscenza? La prima volta, un anno e mezzo fa, mentre ero in macchina che ritornavo dal premio Metauro, è arrivata una telefonata di Sgarbi e mi ha detto: sono Vittorio Sgarbi e ti voglio invitare al premio, al ricordo, alla giornata di ricordo di Paolo Volpone. E io ho detto: sono molto contento. Lui è anche molto legato alla figura di Paolo Volpone, un altro della sinistra a sinistra, soprattutto negli ultimi anni della sua vita, e lui è assessore alla cultura a Urbino. Poi lui lì sul palco ha detto che sono uno dei grandi poeti italiani, io ho letto, poi sono andato a vedere una mostra, Rinascimento Segreto, dove ho insistito, da lui curata, vicino in un'ala del Palazzo Ducale, che però è sotto il comune, e io ho insistito molto su un concetto che mi sembrava fondamentale in questa mostra. Noi pensiamo sempre al Rinascimento come Leonardo, Raffaello, Michelangelo, no? E magari altri grandissimi, quello della Francesca, Botticelli, ma il Rinascimento è un pullulare di geni che solo questi giganti smisurati hanno messo in secondo piano. Sgarbi in questa mostra, che so, tira fuori Colla della Matrice, oppure ridà importanza a Vera, al Perugino, che è stato un grande maestro di Raffaello, c'erano le cose del Guercino bellissime. Lui ha amato moltissimo questo mio intervento, molto, e credo che questa sia stata la cosa che più lo ha spinto a darmi questo premio, che lui non dà solo a quelli verso cui ha una simpatia, verso cui, e lui la cosa che mi riconosce è lo spirito libero, no? Lui è giunta. Questo d'altra parte non glielo si può negare, si mi dica. No, non lo si può negare assolutamente. No, a lei non lo si può negare, no, di non avere uno spirito libero. Assoluto. Appunto. Io prendo posizione, a me non mi interessa la sensibilità della destra o della sinistra, quando una cosa la ritengo
giusta, non faccio il politico, non debbo essere eletto, debbo parlare secondo coscienza e comprendonio. Poi posso anche sbagliare naturalmente, come tutti, però quando faccio un intervento lo faccio nel modo più assoluto, sciolto, assoluto nel senso di sciolto da ogni interesse contingente, e questo credo che dovrebbe essere riconosciuto da tutti, e credo che in gran parte mi sia riconosciuto. Certo. Senta, Piersanti, quindi a chi lo vuole o lo ha dedicato questo premio che ha riscosso il 28 ottobre, il premio Cavallini, a se stesso? Non lo so, forse a tutto il mio lavoro, alle persone che mi circondano, certo, anche certo. Diciamo un po', ecco, a Urbino e alle Marche anche. Che io amo molto, io sì. Sono urbinate e marchigiano, e sono uno tra i pochissimi intellettuali della zona che si è opposto con tenacia al passaggio di San Leo e delle altre zone del Montefeltro Alto sotto Rimini. Sì. Più come potevo, e non è stato semplice. Eppure quel referendum c'ha... Sì, un referendum che non gliel'avrei lasciato fare, mi sarei opposto, l'avrei trovato più lungo. Io penso anche che le Marche in generale, la provincia di Pesaro in particolare, hanno perso un'occasione di stare sul pezzo in un modo più attivo e convincente. Per cui anche tra gli intellettuali marchigiani, non mi ricordo, c'era una trasmissione delle 2000, che è una emittente urbinata che prende tutta la sì. Provincia di Pesaro Urbino, anche un po' di Romagna, ero l'unico che si è esposto anche rimettendoci, perché come sai in Romagna quanto arrivi pagano, mentre qui nelle Marche se vai a leggere poesia pensano che ti fanno un favore se ti invito. Non è che le Marche siano così brillanti, no? Pagano chiunque, no? Che viene uno che fa una lezione, uno è il poeta, è una roba considerata una roba così, quasi un sovrappiù. Invece qui nelle Marche ti invitano e dovresti anche ringraziarli, diciamo così. Sì, sì. No, è una cosa contro cui io un po' mi batto, perché non è possibile che per avere 300 euro, per magari uno dei più grandi paesi italiani, devo fare una lotta terribile, mentre il cantautore più banale, più sciocco, più modesto, sono somme incredibili. No, e poi spesso non si riesce neanche a dare una lira, ma questo adesso è poco importante, però è anche vero che le Marche sono molto ricche di poeti veri, alcuni di livello nazionale e internazionale, e tutto attorno c'è una certa attività delle Marche, paesi, non so, per esempio un paese piccolissimo, Monte Labate, ha organizzato una lettura presso un convento, San Tommaso in Foglia, dove addirittura sono state vendute 70 copie. Piccola incidenza, i ricanatesi non brillano per l'acquisto di libri di poesia, non hanno mai brillato. Come vedi, io sono un diretto. Ti vengono tutti a fare i complimenti, ma quando devono comprare un libro sono peggio degli altri. Ma questo è cosa dovuto a una, diciamo, particolare, non so, sono tirchi oppure perché non hanno grande cultura, e quindi, anche se poi hanno un grande poeta, da, va bene, un grande poeta che però non le ha mai stimolati a leggere. Tu non ti ricordi, io lo dico anche sorridendo,
stanno passando sono una cosa, i soliti cretini con i motorini, no? Sì, sì, va bene. Borgo Zoti De Vire, adesso al di là delle battutacce, però è vero, sono andate Iesi, acquisti a non finire, ricavati grandi complimenti, perché devono tirare fuori 15 euro per un libro, mi tremava la mano nella seconda. Così, come vedi, imparate tutti a conoscere che non guardi in faccia a nessuno quando parli. No, ma dicevo al poeta Piersanti, appunto, che ha avuto questa esperienza diretta con il braccino corto dei Recanatesi, ma è un braccino corto perché appunto in realtà acquistano il libro e poi non lo leggono e lo fanno soltanto per cortesia o per curiosità iniziale? No, rilevante il fatto che poi chi ti acquista un libro, vedi, la poesia viene letta soprattutto negli incontri. Perché l'italiano non legge poesia, no? Siamo agli ultimi posti al mondo. Quindi siamo in buona compagnia anche noi Recanatesi. Sì, sì. Non leggono poesia. Però nel momento dell'emotività, della commozione, nel momento in cui tu leggi e sei riuscito a coinvolgere il pubblico, c'è una parte che viene, prende il libro, ti manda qualche messaggio. Ecco, diciamo che in questo le mie esperienze Recanatesi mi hanno dimostrato che i Recanatesi sono tra quelli peggio nelle Marche, insieme agli Anconetani. Ho capito. Però non continuiamo così, se no mi si incavolano tutti. No, anche perché lei è presidente del Centro Mondiale della Poesia, quindi vive ora con una certa frequenza anche nella cittadina leopardiana, quindi è qui da noi molto più frequentemente di quanto lo era in passato, lo portava in passato a frequentare questa città. Sono venuto a Recanati, non mi avevano dato una lira, ma in compenso erano a mangiare in 20, che avrei preferito che si fosse stata a mangiare in 5-6 e almeno mi avessero pagato il piatto. Questo in che occasione? Che non me lo ricordo, ma mi sembra che era anche quella di sinistra. Poi ho dormito in un albergo nuovo, abbastanza lussuoso. Ah, ho capito, sì, penso che... E poi ricordo, se mi sembra che ho presentato tutto nel comune, che oggi mi sembra non è agibile il vecchio, sì. Quello bello. Sì, non è agibile per via del terremoto. No, lo presentai lì e lì, devo dire, qualche copia, c'era una... signora Paola Cingolani, che saluto, che era stata pensione a casa mia e comprò il libro anche emozionata, però mediamente, ripeto, i Recanatesi, per invogliarli a comprare i libri di poesie, le mie esperienze mi dicono che non è facile. Beh, le volte, ti ripeto, c'hai le sorprese, forse magari ci sono stati pubblici un po' più educati, perché sono andata Iesi, erano una quarantina di persone, quasi uno su due ha quest'altro libro. Di avuto un'esperienza più positiva ieri, diciamo. Allora, senta Piersanti, però va bene, questo però è un inciso, lo dico così anche un po' sorridente. Certo, perché poi a Recanati mi avete chiamato, mi avete votato tutti. Mi sembra che ho lasciato da parte, sono state messe da parte nei miei confronti posizioni aprioristiche di vario tipo, per cui ho anche lavorato perché tutto, dato il mio contributo piccolissimo, perché ritornasse in armonia generale nel lavoro sulle parti. È vero, è vero. La poesia non appartiene a nessuno in modo particolare, né al sindaco, né al presidente centro di studi leopardiani, è una ricchezza di Recanati, delle Marche, dell'Italia e del mondo intero. È vero.
per cui va sempre vista così, va tenuta fuori dallo scontro politico o umano, o personale, o sociale, spicciolo. Si deve sempre sapere che c'è una dimensione più alta. Elisabetta Sgarbi parlò della poesia come di qualcosa di sacro, lei l'ha esteso anche ai poeti questa dimensione, che meglio però non conoscerli, perché se no ovviamente sono dei caratterini che te li raccomando. Ma perché Elisabetta Sgarbi assomiglia un po' al fratello Vittorio? Non proprio, è un'operatrice più silenziosa. Non è così vulcanico come Sgarbi. Però è come una è una lava che scorre non incandescente, ma fa un mucchio di cose. Ha portato sta casa editrice, la Milanesiana è una serie di incontri. È attivissima, ha pubblicato questa caratrice l'ultimo libro di Eco. Sono due che in modi diversi, però sono due che si muovono con grande forza, e lei non è succube di nessuno, sono molto amici, sono fratelli e una sorella molto legati, ci sono dipendenti. Senta Piersanti, vogliamo dire due parole proprio di questa sua presenza a Recanati, perché vuole portare a Recanati, istituire a Recanati quello che già ha realizzato a Civitanova ormai da 3 anni, una scuola di cultura e di poesia. Sarà possibile? No, questo non credo che sia possibile. Basta il centro. Però voglio fare un'altra cosa, voglio fare una serie di iniziative sulla poesia contemporanea vere, importanti. Voglio che accanto a Leopardi circoli il discorso sulla poesia contemporanea, perché io sono il presidente del Centro Mondiale di Poesia, che sì, ha come nome tutelare Giacomo Leopardi, ma non è un centro studi su Giacomo Leopardi. Per cui quello lo dirige non basta. Un altro cretino col motorino che ogni tanto passa, quello lo dirige. Allora, cosa voglio fare? Intanto, come un'iniziativa, ho portato per esempio Nino De Angelis sul Colle, che forse è il poeta italiano più noto oggi e più considerato, per quello che può essere noto un poeta, ma più considerato, serata bellissima. Adesso voglio fare un convegno il 23 dicembre, io, Massimo Raffaele, Alessandro Mosché, Elisabetta Pigliapoco, questa volta mi attengo ai marchigiani, però marchigiani traduce anche Massimo Raffaele, che scrive per la stampa, per la Repubblica, e su le patrie poetiche, il concetto della poesia che quanto investe una perla non la racconta solo, ma la trasfigura e fa diventare una patria poetica sua con un valore universale. Tant'è vero che nel sottotitolo vorrei mettere da Leopardi a Walcott, oltre che questo scrittore delle Antille che ha preso il Nobel qualche anno fa, è morto non da molto. Ecco, convegno in cui ci sono nel pomeriggio il 23 una serie di interventi, poi all'ultimo un po' di letture, parlando, entrando non solo letture di poesia, ma discorso sulla poesia contemporanea. Voglio far fare delle antologie di poesia contemporanea, voglio fissare per gli italiani, ho in testa di fare un sito con i nomi con gli autori italiani almeno i più importanti d'oggi, magari tradotti in varie lingue, alcune poesie, per lanciarle un po' dappertutto. Andrò con Corbatta dal rettore di Macerata a vedere anche di avere un aiuto. Cioè, voglio portare a Recanati, c'è bisogno di una scuola, c'è il centro, voglio far vedere che questo centro esiste, ma non per farlo vedere, per farmi bello, ma per fare
dire che Nati è una città vera della poesia, perché non basta che sia importantissima negli studi su Leopardi, deve vivere la poesia d'oggi, deve essere una vera città della poesia. Questo è vero, questo è importante quello che ci dice, perché significa appunto presentare Recanati come luogo in cui la cultura, la poesia è viva anche oggi attraverso i suoi contemporanei. Certo, cioè tu puoi essere un luogo importante se la poesia ti vive attorno, se certo. Sotto il nome tutelare i Leopardi. Perché su questo Recanati ha fatto molto poco. Sì, è vero. Comunque abbiamo visto come anche quest'estate, anche con lei l'anno scorso, si è vissuto i momenti di poesia vera sul Colle dell'Infinito. Certo. Io poi ho visto anche che adesso c'è una collaborazione del sindaco, dell'assessore alla cultura, di Corbazza. Sembra che ormai queste cose sono passate e sono convinto che sia l'amministrazione, sia il centro studi, sia la famiglia Leopardi, che è una famiglia squisita, Dani è una persona di un'eleganza e di un garbo unito anche a una sua cultura poliedrica, vasta e abbastanza libera e non strettamente accademico. Daranno tutti una mano per fare di Recanati una vera città della poesia. Cioè, cosa gli mancava finora? La presenza della poesia d'oggi. Certo, non è che ho dei grandi fondi, no? Non è che posso far venire Adonisse o i più grandi poeti del mondo, però posso fare delle cose anche di un peso importante. Perché la forza della poesia è anche che ci riescono a fare cose importantissime con pochi soldi. Certo. Benissimo Piersanti, intanto possiamo consigliare modestamente a chi vuol conoscere più da vicino chi è Umberto Piersanti di andare sul sito Notizie Multimediali, che è il sito di Radio R, un sito collaterale al nostro di informazione, dove troverà, se si clicca su cerca il nome di Piersanti, troverà la sua serata al Colle dell'Infinito, in cui racconta di sé e recita, comunque legge alcuni passi, anzi le sue poesie, alcune delle sue poesie. E, è stata una serata magnifica, perché appunto ci è servito tutti per conoscere meglio Umberto Piersanti, anche se forse non ce n'era bisogno per chi avesse la buona volontà. Ce n'era bisogno, perché noi poeti che parlavamo prima, sai, noi poeti siamo degli sconosciuti, magari se prendessimo il Nobel, però lì la strada è un po' lunga, è impossibile, però c'è bisogno, sono molto belle queste cose che fai anche tu, perché è giusto diffondere la poesia, i nomi dei poeti, le opere che vengono fatte, i libri. Io per esempio adesso vorrei anche andare a parlare con le scuole di Recanati, fare in modo che i presidi capiscono, che anche avvisare i professori e gli studenti per concorrere un po' in queste situazioni. Benissimo. No, vedo che di idee ce n'ha tante e so che poi le metterà anche in pratica, non sì, saranno le metto in pratica, poi sai, io non mi scoraggio. Sia che ho davanti lo so. Sia che ne ho 60 o 100, io rimango tranquillo. Quanto ho deciso che ci sto lavorando sopra, non mi fermano le cannonate. Benissimo. E poi ripeto, c'è bisogno di fare tante cose, c'è bisogno di un... Ma poi con te abbiamo già detto che dobbiamo inventarci una rubrica. Mi accontento di fare il poeta, mi piace anche di fare i commenti sul mondo sociale, politico, sempre
sui costumi, i modi, gli avvenimenti, sempre con assoluta libertà. Anzi, il primo contatto che abbiamo avuto con la radio è stato proprio su questi temi politici sociali, no? Che abbiamo trattato. Quando io ho criticato in modo feroce il fatto che Recanati fosse stato proiettato con l'avallo del comune un film chiaramente antisemita. E io su questo, così come supporto per il caso di Anna Frank, che qualcuno abbia, li criticavo a sinistra, su a destra, e sono trovato ad arrabbiarmi moltissimo con chi, soprattutto ad Ascoli, dopo che i tifosi ascolani si rifiutarono nella partita a Bologna di ascoltare, non entrarono per niente l'officere Chiasso, di ridurre il tutto a una goliardata, perché queste invece sono cose gravi, gravi sia che le faccia gli uni o gli altri, ripeto, ma siccome viviamo tra guelfi e ghibellini, ognuno fa le polemiche solo nei confronti dell'altra parte, è un discorso che non mi appartiene. Cioè io facevo una, non è che sopportato, allora facevo una rubrica senza sconti né garbi, nel senso che io non sono così eccessivo come lui, anche in una critica violenta, però non faccio sconti. Senta allora Piersanti, come giudica questa allora iniziativa di far leggere alcuni passi del libro di Anna Frank prima dell'inizio della partita? Molto giusta. Fino a che punto serve, ma la giudico giustissima. Anna Frank è un simbolo totale, bisogna avere rispetto per i simboli. Anna Frank è la ragazzina che morirà dopo aver fatto un libro bello, pieno, diretto, con un'unità profondissima. E offendere Anna Frank è come offendere Buchenwald o Mauthausen, è il simbolo stesso. Non ci possono essere, ed è giusto a ricordare al mondo del calcio, il quale spesso nelle curve esprime il peggio di se stesso, molto spesso a destra con cori fascisti e razzisti, ma anche a sinistra con per esempio la tifoseria livornese che inneggiava le folte. Comunque il mondo del calcio spesso ha tifosi, non sono pochissimi, una bugia a dire la solita cosa all'italiana, sono 10 stupidi, sono 40, no, il mondo del calcio spesso parla come Facebook agli istinti peggiori, che si rivelano nella piena libertà di operare, per cui qualcuno l'avrà ascoltato, molti non l'avranno ascoltato, ma è stato un atto di civiltà leggervi quei brani. 2 minuti mi sembra che nessuno sia morto, e non credo che sia stato solo, come dire, un'occasione così, penso che anche la comunità israeliana, tanto la comunità israeliana, lo Stato israeliano, ma anche la comunità israelita di Roma ne è stata molto convinta, per cui è giusto, è stato giusto farlo, e poi la figura di Lotito è stata al di là di un limite, con quel fuori onda captato. Sì, è vero, è vero. È di uno squallore, se mi permetti. Se qualcuno prova a giustificarlo, fuori onda, devo andare a fare il romanista, che non so come dirlo, a fare sta comparsata, prima l'ha fatto in una trasmissione televisiva, tutto il contrito, e poi va a dire queste cose. No. Forse in Italia abbiamo troppi pagliacci, è vero che anche in Catalogna non c'è. Solo che questi pagliacci assumono anche delle posizioni sociali e istituzionali importanti, quindi dovrebbero. Certo, quando uno ha una posizione istituzionale importante dovrebbe stare attento. Questo cretino non sa che nell'epoca degli sbarri tutti tra l'altro possono ascoltarlo. Appunto.
Eh sì, perché era stato intercettato. Poi non so se effettivamente lui poi nel scrivere un pensiero quando è andato in sinagoga abbia messo un H davanti a un A, ai tifosi con l'H, non lo so, mi sembra che qualcuno pure girava su internet una cosa del genere, non vorrei inferire troppo no, su. Quello alla fine va bene, ma quello che non sopporto è che ha detto che era una sceneggiata. Sì, 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 che è una sceneggiata, sì, è vero. Questo è stato vergognoso. Ripeto, il pagliaccio è pieno, anche il presidente catalano che scappa a Bruxelles dopo aver fatto poche fiamme si è rivelato ridicolo oltre ogni livello. Oltre ogni livello. È vero. Pierzanti, io ti ringrazio tanto. Ah, ti volevo anche dire l'ultima cosa, lasciamela dire. Come no? Che il 26 novembre si riaprono i corsi della Scuola di Cultura e Scrittura di Civitanova, che non è in rivalità con Recanati, perché Recanati è un'altra cosa, è un altro mondo, è anche assolutamente più vasto, perché voi al di là di quello che siete, non siete o altro, questo che è vissuto un po' di tempo fa ormai va programmato per il futuro, voi siete sempre questo luogo magico ed emblematico, potreste essere i peggiori delle macchie, ma ormai ci avete questa immagine potente. E allora voglio dire, questa scuola è una scuola dove la cultura e la scrittura vanno avanti di pari passo, per cui tu non puoi scrivere se non hai letto i poeti del nostro tempo, dell'età mentale, Ungaretti, ma anche Luzzi, ma anche Gatto, ma anche Serini, ma anche Caproni. Ecco, io insisto molto sulla cultura e poi anche sugli esercizi di scrittura, far vedere, non perché tu puoi diventare un poeta in questo modo, però puoi migliorare, se hai delle qualità, puoi migliorare la tua scrittura, liberarti dai poeticismi, dagli schemi, dalle cose fisse. E credo che questa scuola, noi abbiamo vari iscritti a Recanati, e sarei contento se anche aumentassero. Vorrei fare anche di questa scuola un altro punto di riferimento in tutta la zona. Come vedi, il mio arrivo in queste terre ha provocato un piccolo sommovimento culturale. E poi ci vedo 9-3 anni che la porta avanti questa iniziativa. Infatti l'abbiamo rinnovata, ringrazio la precedente amministrazione per averla istituita e ringrazio l'amministrazione attuale per averla rinnovata. Benissimo. Hanno dimostrato un'attenzione di cui sono grato, perché si deve fare così con la poesia. Benissimo Pierzanti, io ti ringrazio, allora ci rinnoviamo questo impegno di sentirci periodicamente, magari istituendo anche una piccola rubrica con il nostro poeta Umberto Pierzanti. Va bene, grazie, un abbraccio, ciao a te, ci vediamo.